Ah, ecco cosa vi volevo dire, ragazzi, una cosa importante. Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, stiamo invernando. Qui le temperature, come ho già detto in altri video, sono scese parecchio, comincia a far freddo, le giornate si sono accorciate molto e le api lo sentono. Allora, ho fatto già un video sull'invernamento dove ho aperto una cassetta che aveva subito il trattamento combinato. Trovate il video qui in alto, ve lo linko, se no trovate anche la playlist oppure in descrizione. Questa cassetta invece ha subito il blocco della covata col metodo del favo orizzontale sopra il nido. Ecco, questa è la situazione attuale, quindi siamo su 7 telaini, anche qui ben coperti di api. La cassetta non l'ho ancora fatta saltare, la faccio saltare adesso qui con voi e vediamo un po' com'è la situazione. Le cassette che ho aperto adesso erano quasi tutte in blocco, tranne una che aveva una roselina di covato percolata e zero di covata fresca, quindi penso che ormai vada in blocco anche lei molto presto. E vediamo un po' com'è questa qua. Quindi procediamo, tiriamo via il primo telaino. Come tutte le altre, adesso io sposterò i telai da questa parte perché so che loro tendono a formare agglomere in quest'angolino qua. Evidentemente è il posto più caldo che c'è in inverno. Ecco, la prima sponda si presenta così, direi che è una popolazione ottima, avere una sponda coperta così di api è veramente l'ideale, la sponda è bella pesante e quindi ci siamo. Vediamo questo, cosa c'è dentro. Anche qui la propoli comincia a indurirsi, l'abbassamento delle temperature. Anche qui è una bella sponda, bella popolata di api e direi che anche qua possiamo ritenerci molto 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 soddisfatti, quindi sono già due sponde, mettiamo così, procediamo. Una cosa importante che vi voglio dire, quando vedete i nidi che sono così ben popolati, non vuol dire che consumeranno più miele quest'inverno, anzi è l'opposto, il nido ben popolato consumerà meno miele, perché è vero che ci sono più bocche da sfamare, questa è una scorta anche questa, pesante, è vero che ci sono più bocche da sfamare, ma è anche vero che con un numero elevato di api raggiungere la temperatura necessaria per il glomere sarà più semplice, quindi paradossalmente più api uguale meno consumi, perché faticheranno meno a riscaldare il nido. Noi poi le aiutiamo stringendole, facendo tutti gli accorgimenti del caso. Guardate qua che popolazione c'è, di covata nemmeno l'ombra. Mi interessava trovare la regina, se la riesco a trovare. Qui c'è uno o due opercole su una covata percolata, ma praticamente zero. Quindi anche questa cassetta qua possiamo dire che è in blocco. Quindi più api ci sono, meno consumano scorte, numero uno. Numero due, se voi trovate, eccola qua la regina, la vedete? Sembra vergine addirittura, dal gran che ha ridotto l'addome, perché ha deciso che ormai non si cova più, basta. Loro sono un orologio molto attento sul meteo, quindi se ha deciso di smettere di covare, lo vedremo nei prossimi giorni, ma di sicuro non si andranno a innalzare le temperature. Questo è fuori discussione. Allora, stavo dicendo, tante api, pochi consumi. Bello pieno anche questo, un'altra bella sponda. Questo qua io l'inverno così, tal quale come l'ho trovato. Questo qua non lo tocco neanche. Questa qua è molto pesante. Ottimo ragazzi, ottimo. Qui abbiamo una bella sponda, bella grossa, bella pesante e soddisfatta. Allora qua, quando voi trovate un nido così, che è già in blocco,
Vuol dire che i trattamenti sono andati a buon fine, l'Ania gode di buona salute, altrimenti non troveremo questa situazione, troveremo l'Ania spopolata, troveremo delle api con le ali rosicchiate, delle api scolorite, tutti i sintomi di una infestazione, quindi che non si è pulita bene quando abbiamo fatto il trattamento tampone. Quindi ragazzi, questa qua io la inverno così su 7, l'ho spostata da questa parte, vi ho detto, perché so che il glomere si formerà in quel punto. E la regina vi ho fatto vedere, sembra vergine, tante api, quindi ottimo, abbiamo tante scorte, qui avremo una cassetta che sarà bene o male con una ventina di chili di miele al suo interno e basta, quindi qua siamo a cavallo. Adesso questa qua la chiudo e ci vediamo tra un mesetto per fare sublimato. Ah, ecco cosa vi volevo dire ragazzi, una cosa importante. Allora, io vi stavo dicendo, ho aperto qualche cassettina, le trovate tutte in blocco, a parte una che ha una rosellina piccola così di covato percolata, ma zero covata fresca. La regina sembra vergine, ma non lo è ovviamente, perché ormai ha smesso di covare. Ecco, se voi in un apiario trovate tutte le cassette in blocco, è perché loro dicono che sono già a posto, vuol dire siamo in tanti, abbiamo le nostre scorte, le temperature fuori cominciano ad abbassarsi, ragazzi, qua ci possiamo affermare che noi l'inverno lo passiamo tranquillamente, perché loro lo sentono questa cosa. Se tra tutte le cassette voi trovate una regina che ancora sta covando parecchio, che ancora vede che è un po' in affanno, magari sono poche api, lì vuol dire che la regina sta cercando di recuperare e quello che non può più recuperare oramai, quindi quella regina che continuerà a covare ancora adesso sarà da aiutare in qualche modo. Bisogna capire che problema ha, perché se tutte sono in blocco tranne una o due che continuano a covare, magari vediamo che sono poche, bisogna capire quale problema abbia questa regina qua. Ecco, è molto importante, non è che se noi vediamo una cassetta che siamo a metà ottobre, cavolo, cova ancora, che bello. No, non è che bello, bisogna vedere un po' tutto l'apiario in che condizioni è, e dovrebbero essere tutte allineate. Se una invece va controcorrente, vuol dire che sta cercando di sistemare una situazione che per loro è ancora problematica. Quindi siamo noi che dobbiamo capire che cosa gli serve, di che cosa ha bisogno. Magari ha bisogno di più api, magari ha bisogno di un giro di sublimato, di gocciolato, ha magari ancora tanta varroa, e dobbiamo essere noi apicoltori, con la nostra esperienza, con le nostre capacità, a riuscire a individuare il problema e aiutare le api a risolvere questo problema. Questo è un consiglio molto importante che io vi voglio dare, come ormai faccio abitualmente nei miei video, e che spero che voi accogliate con entusiasmo, perché veramente sono queste piccole cose che vi fanno la differenza. Non cadiamo in questi piccoli tranelli, cerchiamo di cogliere gli indizi che ci arrivano, perché se noi abbiamo un occhio attento riusciamo a individuare gli indizi che ci danno le api per poterle poi aiutare a risolvere la situazione. Ragazzi, come al solito io vi saluto, vi ringrazio molto se mi avete seguito fino a questo punto, perché il video si è dilungato un pochino più del solito. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti e se non volete perderne altri. Attivate anche la campanella, mettete un bel like, condividete i miei video, condivideteli, e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, ciao a tutti.